E ora torniamo al calcio per una partita però molto speciale tra sport e integrazione. Vincenzo Guerrizio. Avevamo 20 gradi fino a qualche giorno fa. La neve? Non l'avevano vista? No, la neve non l'avevano mai vista e non l'avevano sicuramente vista e provata in pantaloncini corti. Campionato WISP, settima giornata, al Comunale San Giorgio l'amatore Osini incontra il Cosmos di Villagrande. Freddo cane e tormenta di neve non hanno impensierito nemmeno il più nutrito plotone di stranieri del torneo. Joseph, Prosper, Amadine, Jeff, Corria, Adams, scappati da Gambia e Nigeria, sono ospiti dei centri accoglienza di Lanusei. Il presidente del Cosmos, Marcello Murgia, ne ha visto il potenziale e sfruttato l'occasione. Noi quest'anno stavamo per non farne di squadra, perché ormai siamo già un po' vecchietti, un po'. L'anno scorso l'abbiamo tirata così in 9, in 10. Quest'anno abbiamo detto, vabbè, non c'è. Quest'anno abbiamo detto, no, dai, la facciamo e integriamo questi ragazzi che ci sono a Lanusei. Alcuni di questi che giocano qualche minuto in meno, li ha chiesti un'altra squadra. Ebbene, non sono voluti andare. Si sentivano già parte del gruppo Cosmos. Amadi Pogba, 23 anni, Adams Kingsley, 22, in Nigeria hanno perso i genitori nella guerra scatenata da Boko Haram contro i cristiani. Dicono insieme che l'unica cosa che cercano è una vita migliore, lontano dalla morte. Better life, you know, we need a better life.